Di Stefano. Sì, no, io faccio un richiamo, vorrei denunciare un fatto personale. L'onorevole Cera sta minacciando i nostri colleghi qui accanto. L'ha già fatto in passato. L'ha già fatto in passato. Siccome questo, come dite voi, è un luogo democratico, crediamo che la violenza debba stare fuori. L'onorevole Cera torni a fare l'assessore anziché minacciare qua dentro le persone. Allora, grazie. Calma. La calma è la virtù dei forti, come sapete. Ecco. Su che cosa Tofalo? Mi scusi, su deputato Tofalo, su cosa? No, ha già parlato però. Deputato Tofalo, avanti. Deputato Tofalo, le sto dando la parola. Signor Presidente, è inaccettabile sentire parole dal deputato qui presente: ti do un pugno che ti ammazzo. Va bene. È inaccettabile in quest'aula sentire queste parole. Quindi il deputato o va cacciato in questo momento, allora, o non so qui che succede. Deve uscire. Proseguiamo negli interventi. Anch'io, Fraccaro, anche lei sull'ordine dei lavori per fatto personale. Fraccaro. Sì, io vorrei sapere esattamente a chi si riferiva il deputato Cera quando minacciava di dare un pugno, quando parlava di paraculo, di coglione. E vorrei che questo fosse messo agli allora, atti. Guardate, se proseguiamo così ho l'impressione che non riusciamo ad andare avanti con gli interventi. Deputato Sibilia. Allora, io rispondo io al deputato Fraccaro in merito a questa questione. Il deputato Cera ha detto a me mezzo coglione e Alessandro Di Battista coglione intero. Va bene. E non è accettabile. Va bene. Allora, no, basta così, basta così. Allora, mi pare che no, basta così. Allora, è iscritto a parlare, basta così, abbiamo capito. Chi ha inteso, credo che tutti abbiano inteso il richiamo della Presidenza. Chi non vuole stare ad ascoltare gli interventi è libero di uscire. Non si debbono usare parole di insulto nei confronti dei colleghi. E la Presidenza della Camera, che da qui non ha potuto ascoltare queste parole, ovviamente sa che tutto quello che avete detto è rimasto a verbale.